Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente nuovo tutorial. Volevo registrarne uno da moltissimo tempo e finalmente ci sono riuscita. Realizzeremo insieme l'orecchino che vedete inquadrato. Si tratta di un rombo realizzato con la tecnica del two drop brick stitch. Che vuol dire? Vuol dire che si tratta di un brick stitch realizzato con due perline per volta. Come vedete dalla videocamera, appunto, la lavorazione si effettua con due perline. Esistono anche altre tipologie di brick stitch e di peyote. Come per esempio esiste il 3 drop peyote e anche brick stitch, e alcuni esempi della lavorazione a peyote li troverete sul mio negozio Etsy. Infatti ho realizzato con queste tecniche il bracciale trimetal e il bracciale rainbow rhombus, e quindi vi lascio il link nel box informazioni per chi volesse appunto dare un'occhiata a questa tipologia di tecnica, quindi del multiple drop peyote. In questo caso però stiamo parlando di brick stitch e quindi questo orecchino è stato realizzato con due perline, con una base di due perline. In questo video io vi spiegherò come fare, ovviamente è semplicissimo, ma si possono ottenere degli effetti che ovviamente con il semplice brick stitch non si riescono ad ottenere. A me piace tantissimo questo rombo allungato, l'ho realizzato con delle perline che sono le Tow Treasure, che sono molto simili alle Delica. Io vi lascio la lista dei materiali e spero che questo tutorial vi possa essere d'aiuto. Per realizzare i nostri orecchini a rombo ho utilizzato queste bellissime perline che sono le Tow Treasure Galvanized Carnival e sono appunto le 01513. Le ho prese da Beading un po' di tempo fa e la colorazione è questa. È veramente bellissima, mi piace tantissimo. Con 5 grammi dovreste riuscire a realizzare tutti e due gli orecchini. Utilizzerò poi questi cristalli della Preziosa, che sono un mix appunto di cristalli da 4 mm. Io però nello specifico utilizzerò questa colorazione qui, che assomiglia, diciamo, alla blu zircon della Swarovski. È molto bella. Ovviamente questo è opzionale perché potete mettere quello che volete. Utilizzerò poi delle monachelle. Io ho utilizzato per l'altro orecchino questa tipologia di monachelle che mi piace tantissimo. Mi piace anche come sta su questo orecchino. E la trovo perfetta anche perché l'orecchino è molto leggero, quindi sta benissimo una monachella. E sono appunto delle monachelle francesi che avevo acquistato tempo fa su eBay. Questa è la colorazione bronzo. La bustina è questa qui. Utilizzerò poi ovviamente il nostro ago. Eccolo qui, questo dovrebbe essere un ago Miyuki se non erro. Ma potete lavorare anche tranquillamente con un ago da 12 e utilizzerò il Fireline in questa misura 0,12 e questa è la colorazione Smoke. Iniziamo. La prima cosa che dobbiamo fare è inserire sull'ago 4 perline, quindi non 2 come per il brick stitch semplice, ma 4 perline e le portiamo alla fine del filo. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo realizzare è la fascia in ladder stitch, e cioè tutte le perline affiancate una all'altra. Questo è il ladder stitch. Allora, come vedete, io ho tutte le perline qui, vado a rientrare nelle prime due perline e tiro il filo. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Non preoccupatevi se le perline inizialmente non si posizioneranno nella maniera più corretta, ma vedrete che durante la lavorazione il tutto si sistemerà. Quindi, ora io vado a ripassare di nuovo all'interno delle perline qui e
Visto che devo realizzare una base 15 per iniziare il nostro lecchino, qui abbiamo già due coppie inserite, devo inserire altre 13 coppie di perline. Quindi adesso ho il filo che fuoriesce da queste perline qui, prendo altre due perline sul lago. E rientro dal basso verso l'alto nelle due perline. Ecco qui. Come vedete, ho sempre il filo che fuoriesce da queste perline intermedie, però io ripasso dall'alto verso il basso nelle ultime perline che ho inserito per fissare la prima, diciamo, striscia di perline che poi sulla quale poi andremo a costruire i due lati del rombo, quindi le due facciate del rombo, quella superiore e quella inferiore. E quindi procedo in questo modo, inserendo ancora altre perline fino a costruire una sequenza di 15 coppie di perline. Questa è la prima sequenza di perline da cui dobbiamo partire appunto per realizzare il nostro rombo. Come vedete, ho il filo che fuoriesce da questa sequenza di perline qui. Adesso cosa faccio? Vado a inserire 4 perline sul lago e non so se si riesce a vedere abbastanza bene. Non rientro nel primo archetto, come sapete, appunto per realizzare la tecnica brick stitch bisogna passare con l'ago attraverso l'archetto di filo che si viene a creare tra una perlina e l'altra. Quindi non rientro in questo archetto qui, ma vado a rientrare nell'archetto successivo. Quindi qui, anche se l'ago un po' più giù, non preoccupatevi perché poi tirando tiriamo bene il filo e le perline si posizionano in pratica in questo modo. Ora devo ripassare all'interno di queste due perline, stando però attenta a non ripassare nell'archetto che si è formato sulle perline. Quindi io le allento un po' e ripasso in questo modo dal basso verso l'alto, poi tiro il filo e come vedrete appunto le perline si sistemeranno già meglio. Ecco qua, come vedrete però ancora non sono posizionate bene, quindi io ripasso di nuovo nelle due perline che si trovano a destra, tiro il filo e infine nelle due perline di sinistra. Tiro bene il filo e appunto le perline si posizioneranno in questo modo. Diciamo che non sono posizionate proprio al massimo, però comunque possiamo proseguire con la lavorazione. Io le raddrizzo un po' meglio passandoci con il filo alla fine della lavorazione. Quindi passo sui bordi del rombo per posizionare meglio le perline che si trovano appunto alle estremità. Quindi adesso vado a inserire altre due perline sul lago e ripeto la stessa cosa. Ho inserito due perline sul lago e vado a rientrare, a ripassare dall'alto verso il basso nell'archetto appunto che si trova tra queste due perline e tiro il filo. Dopodiché ripasso nelle due perline ed ecco qua, si sono sistemate un pochino meglio. L'unica perlina un po' ribelle è questa qui che poi andrò a sistemare successivamente. Ripeto lo stesso passaggio.
Dobbiamo ripetere questo passaggio fino a quando il rombo appunto non risulterà più o meno a punta come questo. Diciamo che fermatevi quando avete inserito le ultime due perline perché poi vi spiegherò come realizzo io questa asola e come inserisco anche questa perlina singola. Da un lato, quindi questo è l'unico passaggio che va ripetuto, diciamo di fila in fila. L'unica cosa che dovete ricordarvi è che quando iniziate una nuova fila dovete inserire 4 perline e dovete fare i passaggi appunto come vi ho spiegato per queste 4 perline, mentre per il resto dovete inserire 2 perline per volta. Quindi io procedo nella lavorazione da un lato, poi vi farò vedere alla fine del video come aggiungo la monachella e come inizio a lavorare da quest'altro lato del rombo. Quindi ci vediamo quando ho terminato. Eccoci qui, finalmente ho terminato la prima parte del rombo, quindi questo triangolo. E come noterete appunto la lavorazione piano piano tende a decrescere fino ad arrivare a 2 perline, ecco qui, che sono queste che si trovano sulla punta. Ora in pratica per realizzare questa asolina io ho fatto in questo modo, ho inserito sul lago. Allora, ho il filo ovviamente che fuoriesce da una delle perline del triangolo, quindi poi ho inserito sul lago questa sequenza di perline, una treasure, un cristallo, 5 treasure, poi che faccio? Entro direttamente nel cristallo, tiro il filo. Ed entro di nuovo nella treasure, rientrando però anche nella seconda treasure in modo da centrare la solina e appunto il cristallo. Posiziono un po' il filo in modo da sistemarli per bene e ovviamente ripasso più volte all'interno di questa sequenza per renderla bella stabile. Dopodiché, se il filo che ci rimane è abbastanza lungo, vado a ripassare con l'ago attraverso l'ultima fila di perline del nostro rombo, quindi tutte queste perline che vedete sono un po' sbilenche. Le vado un pochino a raddrizzare passando il filo all'interno e inizierò la lavorazione anche da questo lato qui. Ma andiamo per gradi e vi faccio vedere appunto come procedo. Intanto, passo di nuovo con il filo attraverso le perline e l'asola per rinforzare appunto il tutto. Ecco qui, adesso vado in pratica a inserire il filo all'interno delle perline sporgenti. Questo è il risultato. Ovviamente abbiamo il filo che fuoriesce da queste due perline qui. Quindi adesso andremo a inserire nuovamente 4 perline sul lago e vado a ripassare. Ovviamente non sotto il primo archetto, ma sotto il secondo archetto. Ecco qui, ripasso come prima nelle perline
di sinistra, rientro dal basso verso l'alto, verso nelle perline di destra e rientro un'ultima volta nelle perline di sinistra e tiro bene il filo. In questo modo si andrà a formare il triangolo decrescente anche da questo lato qui. Continuiamo, come vi ho spiegato prima, prendiamo altre due perline sul lago, le passiamo sotto l'archetto, tiro il filo, ripasso nelle due perline. Eccole qui, appena inserite, e ripeto questo passaggio per tutte le file rimanenti. Alla fine vi farò vedere come faccio la punta del nostro rombo. Finalmente siamo arrivati alla fine di questo tutorial e voglio farvi vedere semplicemente come faccio la punta di questi orecchini. Ho girato la videocamera per praticità. In pratica io ho il filo che fuoriesce da questa perlina qui. Ho inserito una sola perlina sul lago e vado a rientrare semplicemente all'interno della coppia di perline che si trova dall'altro lato. In questo modo la perlina si posizionerà al centro, in questo modo. E come vedete, appunto, si verrà a formare questa punta che completerà la figura del nostro rombo. Questo è il rombo quasi terminato. Ho aggiunto anche qui la monachella e vado a tagliare i fili e poi ci vediamo per le conclusioni. Ecco qui i nostri orecchini terminati, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e spero che insomma, questa tecnica possa aprirvi delle strade in un certo senso. Potrete divertirvi comunque a creare i vostri schemi, a creare i vostri disegni interni con colorazioni diverse di perline, potete provare anche aumentando il numero delle perline. Quindi da 2 passare a 3, eccetera, e vedrete che appunto avrete sicuramente dei risultati che vi piaceranno. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione di questo video. Se avete delle domande, scrivetemi nei commenti qui sotto, io cercherò di rispondere quanto prima. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Un bacio e alla prossima, ciao!